Buongiorno a tutti, oggi vi presento la seconda delle tre lezioni sull'Unione Europea. Parliamo delle istituzioni dell'Unione Europea. Partiamo dal Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo ha sede in Francia, a Strasburgo, ma le commissioni e i gruppi politici lavorano in Belgio, a Bruxelles, mentre il segretario generale è a Lussemburgo. Il presidente è un italiano, David Sassoli, fino a dicembre del 2021. Eccolo qui in foto. Che compiti ha il Parlamento europeo? È l'espressione della volontà dei popoli dell'Unione, quindi ha la funzione legislativa, partecipa all'iter legislativo degli atti comunitari, approva il bilancio insieme al Consiglio e ne controlla anche l'esecuzione. Esercita anche un controllo sulle politiche comunitarie. È composto di 754 rappresentanti dei popoli degli Stati membri e durano in carica 5 anni. Sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini. Sono presenti anche delle commissioni all'interno del Parlamento, in totale sono 20 competenti per materia e prendono delle decisioni che sono adottate a maggioranza assoluta, cioè quando i voti favorevoli sono più degli sfavorevoli. Inoltre esercita anche una funzione di controllo democratico sulle altre istituzioni europee. I membri della Commissione europea vengono designati dai governi, ma la loro nomina deve essere approvata dal Parlamento europeo, che li esamina tramite colloqui e poi li vota. Anche quando il Consiglio europeo nomina l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, è necessario il consenso del Parlamento europeo. Inoltre, esamina anche le petizioni presentate dai cittadini dell'Unione europea. E veniamo appunto all'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, Josep Borrell, fino al 2024. Eccolo qui in foto. Quali sono i compiti? I compiti di Josep Borrell sono quello di guidare la politica estera europea e vicepresidente della Commissione europea, conduce il dialogo anche con i paesi terzi, esprime la posizione dell'Unione europea nelle organizzazioni internazionali, cioè il portavoce dell'Unione europea, alla presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Affari Esteri. E veniamo al Consiglio europeo che ha sede in Belgio, a Bruxelles, il presidente Charles Michel fino al 31 maggio del 2022. Eccolo qui in foto. Quali sono i compiti del Consiglio europeo? È un organo di massima rappresentatività dell'Unione europea, di indirizzo politico, formula direttive al Consiglio e alla Commissione europea, ma non può adottare atti vincolanti. È composto di tutti i capi di Stato, di governo e i ministri degli esteri degli Stati dell'Unione Europea, del Presidente della Commissione Europea e fa parte anche il Presidente del Consiglio Europeo. Partecipa quindi ai lavori anche l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri. Veniamo al Consiglio dei Ministri, ha sede in Belgio, a Bruxelles. La presidenza è a rotazione ogni 6 mesi. Adesso abbiamo la Croazia fino a giugno del 2020. I compiti rappresenta gli Stati membri, funzione legislativa e di bilancio insieme al Parlamento europeo, definisce e coordina le politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e adotta gli atti normativi, ratifica i trattati e gli accordi. È composto dai ministri di ciascun Stato dell'Unione europea, a seconda dell'oggetto della discussione. Veniamo alla Commissione europea, sede sempre in Belgio, a Bruxelles, il presidente è Ursula von der Leyen, fino al 31 ottobre del 2024, eccola qui in foto. I compiti della Commissione europea sono funzioni di natura prettamente legislativa, anche esecutiva, funzione quindi di iniziativa legislativa riguardo il bilancio dell'Unione europea, i fondi strutturali e la difesa, ed anche esecutiva, vigila sull'applicazione, sul rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri. Infatti si dice che è custode, che la Commissione europea è custode dei trattati. In caso di inadempienza da parte di uno Stato membro, avvia una procedura detta procedura di infrazione, in seguito alla quale c'è il giudizio poi della Corte di giustizia. È responsabile nei confronti del Parlamento che può obbligarla a presentare le dimissioni. È composto di 27 membri, un commissario per ogni Stato membro e dura in carica 5 anni. La Banca Centrale Europea ha sede in Germania, a Francoforte, la presidente è Christine Lagarde dal 2019 e per ben 8 anni, eccola qui in foto. Quali sono i compiti della Banca Centrale Europea? È un'autorità innanzitutto indipendente, è il centro dell'Unione Economica e Monetaria dell'Unione Europea, ma anche il vertice del sistema europeo delle banche centrali. Quindi,
definisce e attua una politica economica e monetaria dell'Unione Europea che ha come obiettivo fondamentale la stabilità dei prezzi nei paesi dell'Eurolandia, controllando la quantità di moneta in circolazione, l'andamento dei prezzi e fissando anche i tassi di interesse. Quindi praticamente autorizza l'emissione delle banconote all'interno dell'Unione Europea, mentre il conio e l'emissione delle monete spettano ai singoli stati membri. Gestisce le riserve di valuta estera degli stati membri, quindi depositi di moneta estera che servono di appoggio alla moneta locale quando è a rischio svalutazione. E veniamo alla Corte dei Conti europea, che ha sede a Lussemburgo, il presidente Klaus Heinerlein, già al secondo mandato, a settembre del 2019, dura quindi 3 anni. Eccolo qui in foto. I compiti della Corte dei Conti europea è quello di controllare sulle regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione europea. La composizione è composta di un membro per ogni Stato dell'Unione Europea, durano in carica 6 anni e sono rieleggibili. Poi abbiamo ancora il mediatore europeo, che è un'altra istituzione, che indaga sulle denunce presentate dai cittadini dell'Unione Europea e delle imprese contro istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione Europea, cioè funge da intermediario tra i cittadini e le istituzioni europee in caso di cattiva amministrazione. E abbiamo anche il Garante europeo della protezione dei dati, quindi un'altra istituzione che assicura che tutte le istituzioni dell'Unione Europea rispettino il diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali. E infine abbiamo la Corte di Giustizia europea, che ha sede a Lussemburgo, il presidente Koen Lenaert, un belga, eccolo qua. I compiti della Corte di Giustizia sono quelli di far rispettare il diritto comunitario contenuto negli atti e nei trattati, nei regolamenti e nelle decisioni e controlla che non siano contrari ai diritti fondamentali. Assicura anche un'interpretazione uniforme del diritto comunitario. È composto da un giudice per ogni Stato membro, più 8 avvocati generali nominati dagli Stati membri per 6 anni. E qui abbiamo un doppio grado di giurisdizione, cioè abbiamo una Corte di Giustizia che è affiancato da un tribunale. Le sentenze del tribunale possono essere impugnate davanti alla Corte di Giustizia. Quindi Corte di Giustizia e Tribunale sono formate da giudici e avvocati in carica per 6 anni, naturalmente la carica è rinnovabile. E abbiamo ancora la Banca Europea degli Investimenti, istituita nel 1958 con sede a Lussemburgo, che eroga finanziamenti con un tasso molto basso a lungo termine per la realizzazione di progetti connessi con gli obiettivi dell'Unione al fine di contribuire allo sviluppo stabile ed equilibrato del mercato. Si rivolge naturalmente alle grandi aziende, ma anche alle piccole imprese. I settori di investimento sono questi: lo sviluppo regionale, le reti transeuropee di trasporto, lo sviluppo delle telecomunicazioni del settore dell'energia, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente, la salute e l'istruzione. La Banca Europea degli Investimenti stabilisce delle condizioni per ottenere un finanziamento. Quali sono? I progetti devono essere conformi agli obiettivi europei e inoltre il progetto economico deve essere plausibile dal punto di vista economico, appunto. I capitali erogati dalla BEI, quindi la Banca Europea degli Investimenti, provengono dagli Stati membri e dai debiti contratti sui mercati finanziari e devono essere restituiti. Inoltre la BEI non presta più del 50% del costo di investimento del progetto. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione.